activated. Ricevuto un nuovo messaggio. Siamo qui riuniti per onorare il ricordo di Thane Kreos. Thane ha segnato la vita di ognuno di noi in modo diverso. Per il consigliere era un eroe, per l'equipaggio della Normandy un fedele commilitone, per altri un padre devoto al figlio. Salva una vita e salverai il mondo intero, come diciamo noi umani. Qui non parliamo di pianeti, ma del valore di ognuno di noi. Non so dirvi quante volte Thane mi salvò la vita oltre il portale di Omega 4 o quante volte fui io a salvare la sua. Successe tutto in fretta. Ma so che allora potevo morire in qualsiasi momento, cosa che non accadde. Ora non possiamo più ringraziarlo. Ma quelli che tra noi gli devono la vita hanno il dovere di ricordare come ha vissuto. Solo così lo avremo sempre con noi. Qualcuno vuole prendere la parola? Di Thane ricordo soprattutto la sicurezza. Un giorno mi disse che ricordava tutto, compreso ogni singolo sbaglio che aveva commesso. Per me sarebbe insopportabile. Lui invece ne aveva il pieno controllo. Sembrerà strano, ma ancora oggi fatico a considerarlo un assassino. In battaglia ci guardavamo le spalle. Lo sentivo al mio fianco. Thane si prendeva molto sul serio, un tratto che non sempre ho apprezzato. In più occasioni cercavo di farlo sorridere. Ma ciò che interpretavo come scarso umorismo nascondeva un malessere. In lui era in atto una metamorfosi non comune negli organici. Al suo arrivo a bordo, io e Kelly sapevamo soltanto che avrebbe potuto ammazzarci tutti con una penna a sfera. Conoscendolo però, perdeva subito quell'aria da assassino senza scrupoli e ti faceva sentire importante. Goliath, se vuoi... Beh... Da piccolo pensavo che mio padre avesse capito tutto. Diceva che bisogna essere leali con gli amici e letali con i nemici. Poi, quando mi impedì di fare del male, lo vidi cambiato. Diceva che i nemici ed ego personale non erano importanti quanto gli affetti. Non volevo ascoltare,
ero smarrito. Gli diedi dell'ipocrita, lo offesi in tutti i modi, accusandolo di essersi rammollito. Ora so che mio padre aveva davvero capito tutto. Non c'è altro da dire. Se qualcuno vuole parlarne, sono qui. La gente inizia ad andarsene. Comandante, grazie per aver organizzato l'evento. Ne avremo tutti un bel ricordo. Tain era uno di noi. Sì, non aveva molti amici. La Normandy è stata un bene per lui. Ora, scusami, ma avrei bisogno di parlare con il consigliere. Ma riguardo a cosa? Dato che si sente in debito, vorrei segnalarle dei biologi Salarian che hanno bisogno di fondi. Credo siano gli unici in grado di sviluppare una cura definitiva per la sindrome di Kepral. Non per scoraggiarti, ma il Consiglio non si muoverà molto in fretta, specialmente in tempo di guerra. Sono fiducioso, comandante. E so di poter contare sul consigliere. Due elementi a mio favore. Ah, dimenticavo. Sistemando le cose di mio padre, ho trovato dei videomessaggi che aveva cercato di inviarti. Li ho inoltrati al tuo indirizzo extranet. Spero non portino altra sofferenza. Alla prossima, comandante. Shepard, devo la mia libertà unicamente a te. Lasciare la Normandy è stata la decisione giusta. Non è stato facile separarmi dall'equipaggio, ma l'alternativa sarebbe stata un severo interrogatorio dell'Alleanza. Spero che la vita non sia troppo dura con te. Per quanto mi riguarda, mi sono trasferito sulla cittadella, vicino a Koliath. Le mie condizioni lo turbano sempre più. Ti risparmio i dettagli. Un tempo terrorizzava anche me. Ma è nulla rispetto alle nostre vicende, oltre il portale di Omega. A ogni modo, spero che l'Alleanza ti dia ascolto. Restiamo in contatto. Shepard. Se mi hai mandato un messaggio, io non l'ho ricevuto. Forse con la mia reputazione finisco dritto tra i destinatari bloccati. E dire che, ultimamente, non sono un pericolo per nessuno. Addirittura pago regolarmente le tasse, anche solo per dare l'esempio a Koliath. Lui sta meglio. Si isola molto e ha frequenti sbalzi d'umore, ma ha un lavoro onesto che lo tiene lontano dal crimine. Lo vedo convinto a cambiare vita. Questo gli è costato ben più che qualche amicizia. Vorrei tanto che mi scrivessi, Shepard. Non mi basta seguire le tue imprese sui notiziari. Ho usato un'identità fasulla per farti arrivare questo messaggio. Speriamo funzioni. Ho una buona e una cattiva notizia. Quella buona è che io e Koliath abbiamo visitato la Terra. Gli occhi si fissano immobili, frinire che cessa all'improvviso. Scruto il terreno e scorgo due piccoli corpi avvinghiati. Scusa, come dicevo, abbiamo visto un magnifico tramonto in New Mexico e uno scorpione che divorava un grillo. Mancavi solo tu. La cattiva notizia, beh, sono svenuto e ho battuto la testa. Koliath mi ha convinto a farmi ricoverare all'Huerta Memorial sulla cittadella. Sarà la mia nuova casa. Non voglio morire in ospedale, ma so di aver bisogno di cure.
e Goliath. Lui è tutto per me. Perciò devo fidarmi di lui. Addio, Shepard. Meglio dirtelo adesso, prima che sia troppo tardi. Saluti, comandante. Shepard. Non sapevo sapessi suonare. In realtà è l'unico brano che conosco. Come mai? Ero sempre presa da altre cose. Rovine da esplorare, informazioni da raccogliere, un comandante da salvare. Non sai stare senza far niente. E tu? Quel brano significa qualcosa per te? Uno dei miei primi scavi fu colpito da una tempesta. Restammo intrappolati all'interno. Non vedevo l'ora di tornare al lavoro. La dottoressa Olena, un'altra archeologa, si portava sempre dietro una tastiera. Durante quella lunga attesa mi insegnò a suonare il brano. Conosci un solo brano? Pensavo che l'ombra sapesse tutto. Al contrario, comandante. Spesso sottopongo nuovi dati all'attenzione della dottoressa. È stata un'amica a insegnarmi questo brano. Per me la conoscenza è tutto, ma spesso dimentico che certe cose vanno apprese semplicemente vivendo. Trascorrendo del tempo con le persone care. Cosa hai imparato da me? Metodi per cacciarsi quotidianamente in situazioni potenzialmente mortali. Sono un bravo maestro. Il migliore. Bene, ora dovrei andare. Ho dei dossier da studiare. Se vuoi, puoi usare l'appartamento. Grazie, Shepard. Accetto volentieri. È davvero un bel posto. Trasferisco i rapporti in modo che possa lavorare qui. Sì, grazie, Glifo. Glifo, puoi copiarmi quel brano nei miei file personali sulla Normandy? Subito, dottoressa. Shepard. Scusa il ritardo. Qualcuno aveva dimenticato la cerveza. Entrate pure. Quel qualcuno eri tu. Pur sempre qualcuno. Quando è la partita? Sta per iniziare. Seattle Sorceress contro Usaru Maestras. Entrerà nella storia del Beautiful. No, lo fanno solo per intrattenere i soldati. Non giocheranno sul serio. Con la Terra e Tessia occupate, come possono concentrarsi su una partita? Forse non hai visto come gioca Derek Rogers ultimamente. Lui e i Sorceress sono una forza della natura. Mai come le Maestros.
Hai presente Tyrazzanis? Quella è un fulmine blu. La tua passione per la squadra Asari è più una questione di estetica che di buon gioco, signor Vega. Non è vero. Non del tutto. E vuoi dirmi che tra i Sorceress non c'è nessuno che ti piace? Ok, ok, colpito e affondato. Tu per chi tieni, Shepard? Non saprei. Voi che ne dite? I Sorceress sono tra le ultime squadre di biotibolo umane. Erano in trasferta quando la Terra è stata invasa. Con l'acquisto di Donna Novotny dagli Hackers sono diventati imbattibili. Sì, ma le Maestros giocano da prima della guerra del primo contatto. Vinceranno loro. So che i Sorceress non le hanno mai battute, ma oggi sento che è la volta buona. Allora, Shep, cosa hai deciso? Come faccio a non fare il tifo per una squadra che gioca da prima che nascessimo? Sentito, Esteban? Non per niente il nostro capo. Vedremo, dai che inizia. Merda, era fuori! Che razza di arbitro! Sì, ce l'hanno fatta! Poche storie. Paga. Ma non hanno vinto i suoi. Perché deve pagare? Non abbiamo scommesso su quale squadra avrebbe vinto. Ma sul fatto che tu indovinassi il vincitore. E la tua fortuna la usi tutta in battaglia, comandante. Semplice matematica. Gran bella partita, comunque. E gran bella serata. Grazie, Shepard. È stato un piacere. Andiamo tutti a Nanna. Hasta luego. Sicura che lo vuoi lasciare qui? Non posso certo riportarlo sulla Normandy. Non saprei dove metterlo. Questo posto è una reggia, altro che gli habitat di Horizon. C'è anche una vasca da bagno. Fai pure. Evviva! Che goduria, l'ideale per la mia sinusite. Stasera non dovrò neanche prendere gli antistaminici. Antistaminici? Pillole, sono allergica alla polvere, ai gatti e a parlare in pubblico. Prendo anche inibitori della pompa protonica per lo stomaco e ho un inalatore per l'asma. Pensavo non esistessero più malattie come queste, ma senza offesa. Figurati. Ho il fisico messo male, ma mi serve per portare a spasso il cervello. La colonia in cui sono cresciuta aveva poche risorse. La terapia genetica era riservata solo ai casi più gravi. Dovrebbe esserci dell'olio da bagno profumato da qualche parte. Puoi passarmelo? Ecco, tieni. Grazie. Gli occhi sono quassù. Ehi, per caso hai una luffa? Una cosa? Senti... Questo è l'appartamento di Anderson. Non so dirti se lui... Eccone una. Qualcuno ha lasciato un beauty con spugne, oli da massaggio e altre cose da donne. Conosci una certa Sanders? Si direbbe un'esperta di massaggiatori regolabili.